Salve a tutti e bentornati su Italia Maker. Nel video di oggi faremo la recensione della Canon 5D Mark IV, di cui avete già visto l'unboxing sul canale. Allora, partiamo analizzandola per punti. Partiamo dal design. A livello di design non ci sono enormi cambiamenti dalla 5D Mark III. L'ergonomia rimane pressoché invariata, il peso è leggermente più leggero ed è un filino più piccolo il corpo. È stato introdotto il Wi-Fi e il GPS. Un'altra differenza troviamo che lateralmente il connettore è stato messo un connettore USB 3 più veloce del vecchio connettore, ma questo ha portato via un po' di spazio e ha dovuto portare il pulsante di scatto remoto nella parte qua frontale. Lateralmente troviamo anche l'ingresso delle cuffie e del microfono. Il grip è rimasto pressoché invariato rispetto agli scorsi modelli 5D, quindi anche il posizionamento dei pulsanti e l'ergonomia rimangono gli stessi e quindi il fotografo che decide di passare a questa macchina non avrà grosse difficoltà perché il posizionamento è lo stesso. L'unico pulsante che è stato aggiunto a fianco al solito joystick a cui ormai la 5D ci ha abituato è questo altro pulsantino qua, che permette di cambiare molto rapidamente le modalità di scatto di messa a fuoco, ovvero permette di passare da una modalità di fuoco a single point, aria, multiaria, oppure a un fuoco automatico a zone. Passando invece al comparto video, porta molte novità rispetto al modello precedente. Introduce, come da molti atteso, il 4K. Purtroppo questo 4K porta il sensore a un crop di 1,7x. È come se avessimo un sensore APS-C a tutti gli effetti mentre giriamo in 4K, che però rimane a 30 frame a secondo in formato motion JPEG, quindi con una compressione ridottissima e una qualità video eccezionale. In modalità invece Full HD arriva al 60 frame per secondo, che ci permette delle slow motion interessanti, fino ad arrivare a 120 frame per secondo sul 720. Un'altra modalità rivoluzionaria che porta è il tracking focus nel video, ovvero noi possiamo, utilizzando il touchscreen del monitor, cliccare su la persona, su un volto, lui in automatico riconoscerà il volto e andrà a seguire la persona durante tutto il movimento, quindi senza dover seguire noi manualmente con il movimento manual focus dell'obiettivo. Aggiunge inoltre la modalità timelapse, sia foto che video, integrata nella macchina senza bisogno di avere il telecomando esterno. Inoltre aggiunge l'HDR video, ovvero farà un frame sovraesposto e uno sottoesposto e in automatico li combina per avere un video con una gamma dinamica molto più alta del normale video. Ha l'adattamento ISO automatico all'interno del video, che può arrivare, a differenza di prima, fino a 32.000 ISO. Si ferma invece a 12.800 in modalità 4K, però comunque il rumore è molto ridotto anche a ISO così elevati. Sull'uscita HDMI non è supportato il 4K, arriverà al massimo a 1080p a 60 frame per secondo. Un'altra novità sta nel comparto schede, in cui abbiamo il doppio alloggiamento, una per una SD card classica e l'altra per la CF card. Purtroppo Canon mette come limite sulla registrazione 4K soltanto sulla CF card. Le due memorie però possono essere gestite in varie modalità, foto su una scheda e i video su un'altra, o i JPEG su una scheda e i RAW sull'altra, o backup, oppure semplicemente quando una è piena inizia a scrivere sull'altra. L'autofocus è veramente fulmineo, l'abbiamo provato in molte condizioni anche di bassa luce e segue veramente con una velocità incredibile, aggancia sempre, anche se il soggetto si muove molto rapidamente viene inseguito veramente in maniera efficace, e questo qui in realtà è il principale motivo per cui abbiamo deciso di passare dalla 6D a questa 5D, per appunto l'autofocus che troviamo limitante all'interno della 6D. Il viewfinder è denominato da Canon Viewfinder 2 perché mostra molte più informazioni di quelle che abbiamo con un normale mirino. Anche gli stessi punti di messa a fuoco, dove invece nella 6D erano fisicamente disegnati sullo schermino di messa a fuoco, qua non c'è nulla sul mirino, ma sono proiettati, possiamo decidere noi se proiettare tutti i punti di messa a fuoco, se non proiettarli, se proiettare soltanto alcuni. Una modalità comoda permette di averli in grigio durante il giorno, che tanto almeno non ci infastidiscono, mentre di notte si illuminano di rosso per poterli riconoscere meglio. Si può attivare la griglia all'interno del mirino per avere una composizione migliore. Si può attivare tutte le varie funzioni, ad esempio se attiviamo il de-lightening o se attiviamo il dual pixel RAW, che è una grossa novità di questo sensore a 30 megapixel, viene modificato all'interno del mirino. Questo dual pixel RAW, in pratica, lui all'interno di ogni pixel contiene due subpixel che scattano la foto leggermente asimmetrica visto che sono distanti. Questo qui però ci permette in post-produzione, attraverso il software di Canon, quindi non è ancora disponibile per Photoshop e Lightroom, di andare a modificare sia il punto di messa a fuoco che il bokeh all'interno della foto. Ci permette quindi delle micro regolazioni sul fuoco, andando a incrementare molto la nitidezza della foto in caso di fuoco errato. Il nuovo processore DJI Plus ha un contenimento dell'ISO veramente formidabile
Inoltre permette una raffica che arriva a 7 frame per secondo, decisamente elevata. La cosa che in assoluto più mi ha sorpreso di questa Canon, al di là di tutte le novità in fase di scatto, è quello che permette il sensore nei recuperi. Cioè, veramente sul RAW, questo sensore, i file che sforna, permettono di fare qualunque cosa, dei recuperi meravigliosi. Ho provato a recuperare 5 stop le luci sul cielo che avevo bruciato e le ha recuperate senza problemi, senza tirare dentro rumore, senza artefatti, senza aloni. Veramente sul recupero in post-produzione sul RAW è fantastico. Ha una funzione che ci permette di affiancare due foto all'interno del display per confrontarle direttamente già dalla camera. Al di là di tutti i dati tecnici, come ogni reflex, il vero modo però per capirne la qualità è provarla sul campo e non leggere sulla carta. Questa macchina abbiamo già avuto modo di provarla alle 5 Terre, in cui potrete vedere il video sotto, lo mettiamo in descrizione, insieme a tutto il link delle attrezzature che abbiamo utilizzato. Gli scatti che sono contenuti all'interno del video sono scattati con questa macchina, quindi già avete avuto modo di vedere la qualità. Il passaggio da 6D a 5D, la cosa che un po' non mi trovo ancora, ero abituato a avere la riproduzione delle foto qui vicino al pollice, cioè con una sola mano io potevo rivedere la foto e tornare a scattare. Qua invece mi obbliga a dover utilizzare l'altra mano. Il mio autofocus è tra i più completi che c'è in giro, è lo stesso della 1D e della 7D Mark II, per intenderci. Permette di selezionare, a seconda dello sport che stiamo facendo, una modalità di fuoco. Lui non sa che tipo di soggetto deve agganciare e attraverso le modalità sport gli andiamo a dire che tipo di sport fa. Lui riesce, il processore, a elaborare e capire se aspettarsi un movimento rapido o meno rapido, un'accelerazione più o meno veloce del soggetto a seconda dello sport. La funzionalità wifi, che molti reputano poco utile, io invece lo trovo veramente utile e veramente veramente comodo. Ad esempio, la giornata di ieri ho dovuto fare un servizio per una foto a un prodotto all'interno di uno studio, e avere l'iPad, in questo caso connesso col wifi, mi permetteva di far vedere al cliente direttamente l'immagine come veniva, quindi mi ha permesso anche sulla regolazione delle luci, posizionare le luci, flash, un controllo molto più ampio, perché appunto passo da un 3 pollici 2 a un 10 pollici dell'iPad, quindi è comodissimo, mi permette di vedere direttamente le foto scattate, di vedere il live view direttamente dall'iPad. Per questa recensione della Canon 5D Mark IV è tutto, un saluto a tutti da The Italian Maker.